Eccoci qua, signori, Francesco Lamanno, punto di riferimento nell'online marketing per parrucchieri, porto a successo parrucchieri imprenditori e liberi professionisti. Bene, cliccate la campanella ed iscrivetevi a questo canale per rimanere aggiornati su tutto quello che sono le novità relative al marketing, l'online marketing per parrucchieri. Bene, oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo del perché non riuscite a ottenere risultati. È una tematica che mi avete chiesto di approfondire e oggi voglio veramente darvi dei consigli che siano utili. Il problema fondamentale qual è? È il fatto relativo alla circostanza secondo la quale voi andate avanti da anni a proseguire con gli stessi paradigmi. Vedete, sembra paradossale, ma in realtà finché noi non andiamo a effettuare una riprogrammazione mentale, non riusciremo mai a mutare la nostra situazione. Voi non potrete mai ottenere risultati differenti da quelli che avete avuto sino ad ora se non cambiate i vostri paradigmi. Che cosa sono i paradigmi? I paradigmi sono il sistema di credenze che voi avete, che connaturate all'interno della vostra mente e che vi inducono a mantenere sempre gli stessi comportamenti, comportamenti fallimentari, comportamenti che vi stanno portando ad avere perdite su perdite nel vostro salone. Avete una situazione in cui ad oggi, per la gran parte, avete acceso un mutuo per aprire il salone, un finanziamento, avete fatto un altro fido dopo quello che è successo nel 2020, i soldi sono finiti, state incominciando a mettere soldi di tasca vostra, signori. Sbaglio, sono già mesi che non vi date uno stipendio, quindi siete passati dal fatto di chiudere a zero il bilancio, a pari, ad essere in perdita. Questo, signori, è un grosso problema e deriva dalla circostanza secondo la quale non cambiate i vostri paradigmi. Vedete qual è il problema fondamentale? Voi fate sempre le stesse cose, non uscite da questi paradigmi e, badate bene, non è neanche del tutto anormale, eh? Il 99% delle persone, dei parrucchieri, segue questo filone, questo standard di comportamenti. Perché? Perché è determinato fondamentalmente dalla nostra mente inconscia. La mente si divide inconscia e inconscia. La mente conscia, praticamente noi agiamo al 95% del tempo in autopilot, cioè in maniera del tutto automatica, secondo quelli che sono i nostri paradigmi determinati dalla mente inconscia. Ne discende il fatto che finché non cambiamo la mente inconscia, non avremo mai possibilità di cambiare i nostri comportamenti. Perché vi faccio un esempio semplice, semplice. Decidete di mettervi a dieta. La prima settimana mangiate in maniera oculata, vi allenate in palestra. La seconda settimana cominciate già a mangiare in maniera oculata, ma non andate in palestra. La terza settimana incominciate a dire: ma sì, dai, prendo una pizza che tanto è lo stesso, ma sì, dai, per un spaghetti amatriciana, chi se ne fotte, ma sì, dai, prendo il gelato. Ok, e la vostra mente non è ok. Cioè, è colpa vostra, sia ben chiaro, è colpa vostra, ma è la mente inconscia che vi porta di nuovo lì. Quindi, signori, il punto è cambiare la mente inconscia. Noi agiamo durante la nostra vita per il 90% per quello che è la mente inconscia, cioè in maniera del tutto automatica. Noi mangiamo, guidiamo, voi tagliate i capelli, li colorate. Non state a pensare, la mente conscia è la mente razionale, quella che ci induce a pensare per fare determinate cose. Noi il 90% del tempo non pensiamo, agiamo a secondo di quello che è, di quello che abbiamo sempre fatto, il nostro istinto, il nostro sistema di credenze. Ora,
voi dovete andare a distruggerlo questo sistema di credenze. Perché? Perché i risultati che avete sono determinati dai paradigmi, i paradigmi sono determinati dal sistema di credenze, cioè da ciò che è presente nella mente inconscia, che vi conduce sostanzialmente a dire: ok, ad esempio, acquisto un corso di formazione, mi metto d'impegno, lo studio, comincio ad applicarlo, delle difficoltà, basta, non funziona, lasciamo perdere, oppure è troppo difficile, non pensavo che fosse così difficile, pensavo che fosse più facile, ritenevo di poter ottenere soldi più velocemente, e ma è troppo faticoso, è difficile, non lo capisco. Questo è tutto un insieme di credenze determinate dalla mente inconscia che vi riporta lì. Infatti, se vedete, fate sempre la stessa cifra, anzi adesso state andando sotto. Ma perché? Perché sostanzialmente le questioni di mercato ne abbiamo parlato ampiamente, oggi mi vorrei soffermare proprio su questo punto perché vorrei aiutarvi davvero a risolvere questa problematica. Dicevo, la questione relativa a ottenere sempre gli stessi risultati perché fate sempre le stesse cose. Allora andiamo a riprogrammare la mente inconscia, la nostra mente, in modo da aumentare questo, quello che è il nostro standard, fare cose diverse, andare a fare un corso ma poi applicare, perché guardate che il vostro grosso problema è questo: voi andate a fare corsi di formazione, voi parrucchiere, come se fosse... come se si dovesse andare al cinema a vedere uno spettacolo, Zelig, Cabaret, vi divertite, siete in compagnia, poi tante volte finisce anche che andate a scopare, perché poi in questi raduni è sempre così, c'è sempre la persona, nulla da, ragazzi, nulla da obiettare, non sono un moralista, un bacchettone, assolutamente, però c'è anche il parrucchiere, la parrucchiera, che sfruttano l'occasione per evadere dalla routine quotidiana e quindi andare a congiungersi carnalmente, avendo serate di assoluta follia, con altri colleghi, formatori, agenti e via discorrendo. Questo è un po' il sunto. Quindi andate lì per divertirvi a tutti i livelli. Guardate il tutto come se si trattasse di uno spettacolo e non in maniera critica. Non prendete appunti, ma poi soprattutto alla fine dei conti non applicate queste cose. Ora, in una situazione di assoluta difficoltà come quella di oggi, non prestare, non cambiare quello che è il proprio mindset, quindi la mente, il mindset, diventa una delle situazioni, scusate che guardo l'ora, perché io, voi non cambiate il mindset, ma io devo invece avere il mindset, il focus, perché tra poco ho un appuntamento, dicevo, con una consulenza importante, una delle oltre 40.000 consulenze che ormai ho erogato nei miei oltre 10 anni di onorata carriera, dicevo. E quindi cosa fate? Mettete in campo sempre le stesse azioni. Voi dovete andare a riprogrammare la mente, dovete distruggere quello che è il vostro sistema di credenze, distruggere tutto quello che avete in testa, i vostri paradigmi, e tanti soldi non si fanno, e non si diventa ricchi, e tanto non posso guadagnare. Cioè, ma ragazzi, ma io, sono stufo di sentire queste cose. Io ho dei clienti che non fanno fatica in una settimana a fare 10.000 euro. 10.000 euro in una settimana, voi ve li sognate in un mese. Questi li fanno in una settimana perché hanno completamente stravolto questo mindset da falliti. E ma tanto la cliente non spende, non vuole spendere, non siamo mica a Milano. Parentesi, io ho tantissimi clienti, quasi tutti in zone di paesi. Campagna, madonna, con i contadini, quella gente lì, cioè, capite? Siamo a questi livelli. Non posso chiederle questi soldi. Io ho clienti che in un giorno fanno uno scontrino, hanno fatto scontrini da 3-4 mila euro, uno scontrino, signori. Capite che effettivamente si tratta di stravolgere quello che sono
quello che avete sempre fatto. Ed è la cosa più difficile, io lo dico in tutte le mie consulenze, la difficoltà non sta nel fatto di andare a acquisire competenze. Sì, non è facile, ok? Bisogna imbastardirsi, smadonnare come dei disgraziati, impazzire, e per carità, su quello, ma poi si impara. La difficoltà sta nella volontà di cambiare, di mettersi in gioco. Ad esempio, di tutto quello che avete studiato, di tutti i corsi che avete fatto, cosa applicate? Cioè, fatemi capire, cosa applicate? Non applicate nulla. Senza l'azione non si ha nessuna conseguenza, cioè c'è un'azione e c'è una reazione. Cioè, io sono qui, sono nella merda, voglio uscire, voglio incominciare a darmi uno stipendio e poi fare utili e poi... ma se voi non vi muovete... Ora, proprio per questo motivo, per agevolarvi, per darvi la possibilità di cambiare, esistono tutta una serie di buone pratiche da mettere in atto tutti i giorni, in maniera continuativa e costante, volte a riprogrammare la propria mente, in modo da avere un autopilot diverso che ci induce invece di andare verso gli obiettivi che siano effettivamente profittevoli e gratificanti. Questo sistema è un sistema faticoso, non è facile, bisogna lottare sempre contro se stessi, ma che vi consente poi alla fine di avere delle soddisfazioni. Ora, prima di pensare che sia un qualcosa di sconvolgente, di difficile, di impossibile, lo fanno tutti coloro i quali hanno successo applicano questo sistema. Molto semplice, non dovete andare in culo ai lupi, non dovete fare 1000 corsi, girare l'Italia a chilometri e star via da casa. Ora sta a voi, perché prima che andiate via vi dico che ho creato la prima Academy completamente digitale dedicata all'online marketing per parrucchiere, a tutti questi temi. Avete di tutto di più il marketing, l'online marketing, come far clienti, come tutto quello che volete. Cliccate il link in descrizione, a meno di 2 euro al giorno avete tutto questo. Non rompete i coglioni e datevi da fare.